Senti, mammina, io ti voglio bene più di tutte le creature della terra e del cielo. Dopo Gesù si intende, ma ti voglio bene. Oggi la Madonna ci viene presentata da San Pio nei suoi pensieri come la creatura più grande e più bella. Dice: "Senti, mammina", abbiamo detto che la chiama sempre con quell'appellativo, mammina, "io ti voglio bene più di tutte le creature della terra e del cielo", dopo Gesù si intende. "Ma ti voglio bene". Noi sappiamo dalla vita di Padre Pio che sin da bambino la mamma lo portava alla chiesa e lo aveva consacrato alla Madonna della Libera, la sua Madonnella, la Madonnella nostra, così lui la chiamava Pietrelcina. E quindi sin da bambino ha avuto nel sangue questo amore e questa devozione verso la Madonna. Non dimentichiamo che quando Padre Pio partì per entrare al noviziato, la mamma, che era tanto, dice: "Mi sento strappare il cuore, ma San Francesco ti vuole, devi andare". Che cosa gli regala la mamma a Padre Pio? Gli regala una corona del Santo Rosario che lui porterà con sé per tutta la vita. Quindi già da bambino ha questo aiuto e questa devozione verso la Madonna. Padre Pio, nel libro di Padre Marcellino, scrive: "Il mese di maggio per me è il mese di grazie". Maria, che come dice il nostro santo, è fatta di cielo e di terra, ci ottiene grazie che riguardano il corpo e l'anima, anche se privilegia questa, ed è un'occasione per farlo, è un'occasione per farlo. È proprio il mese di maggio. Certo, la Madonna ci fa le grazie, noi gliele chiediamo. Sapete, Padre Pio, quante grazie ha strappato alla Madonna per i suoi fratelli, per i suoi figli spirituali? Tante. E quando gli dicevano: "Grazie, Padre, non ringraziate me, andate a ringraziare la Madonna, è lei che ha strappato la grazia a Gesù". E soprattutto però Padre Pio è preoccupato non solamente delle grazie materiali, ma delle grazie spirituali. In questo bel mese di maggio noi dobbiamo chiedere alla Madonna che ci trasformi totalmente, che ci renda docili all'azione dello Spirito Santo, come è stata docile lei quando l'Arcangelo Gabriele le è apparso. Per portarle l'annuncio, che cosa ha detto Maria? "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto". E Maria concepisce per opera dello Spirito Santo. E quando sarà davanti a sua cugina Elisabetta, che cosa gli dirà Elisabetta? "A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?" E Maria esploderà con quel cantico meraviglioso: "L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva". Chiediamo alla Madonna le grazie in questo bel mese. Padre Pio ce lo dice: "Il mese di maggio è per me il mese di grazie", ma chiediamoli soprattutto grazie spirituali, cioè la grazia di vivere sempre alla presenza di Dio. Pace e bene.